Io sono il relatore del prossimo, intervento. Eccolo qui. Sono Giuseppe Aceto. Però questa posizione di piedi ogni volta mi riesce meglio parlare. E il titolo di questo intervento è il Dark Web. Credo ne abbiate sentito parlare, o comunque dal nome vi suggerisce qualcosa di oscuro. Ed è così che di solito viene descritto in vari tipi di articoli che ogni tanto scoprono questa parte nascosta di internet. Ok. Allora, prima un'introduzione. Il Dark Web. Il Dark Web è, vedremo che in realtà è uno strumento, quindi come tutti gli strumenti può essere usato a fin di bene, per fare del male, in modo legale, illegale. Quindi come lo usate dipende da voi. Io ve lo presento, ve lo descrivo. Tra l'altro una piccola considerazione, il Dark Web è nato e viene usato soprattutto per tutelare dei diritti che sono diritto alla privacy, alla riservatezza, a non dover far sapere a tutti tutto quello che si fa, e anche la libertà di parola, perché a volte avere la possibilità di parlare liberamente senza essere individuati, quindi senza correre il rischio di subire delle ritorsioni per quello che si dice, è l'unico modo per garantire la libertà di parola. E internet, gli smartphone, i social network hanno creato tutto un insieme di minacce per questi diritti alla privacy e alla libertà di parola, però hanno anche creato degli strumenti che permettono di difenderli in maniera che prima non era pensabile. Prima un po' di chiarezza sui termini. Che cos'è il Dark Web? C'è un sacco di confusione perché non c'è una definizione tecnica precisa. Io ne darò una, invece così ci capiamo e capiamo di cosa stiamo parlando. Quindi a volte è stato chiamato Deep Web, Dark Web, Darknet, eccetera. Per capire di che cosa stiamo parlando, facciamo un passo indietro. Quando vogliamo andare su un sito web, come facciamo? Abbiamo il browser, che è il programma che viene usato per navigare in internet, e di solito lo cerchiamo in un motore di ricerca. Avete mai provato a cercare Google in Google? Se vedete Lost in Google, c'è una serie web che ne parla. Comunque ho visto gente scrivere Facebook in Google per andare all'indirizzo facebook.com. Comunque è così che raggiungiamo i siti, quindi ci andiamo tramite dei motori di ricerca. Ma i motori di ricerca, a cui noi facciamo una richiesta e ci danno una lista di collegamenti, come la raccolgono questi collegamenti? Fondamentalmente partono da una pagina web, la scandiscono, prelevano i vari link, si collegano ai vari link e conservano nel loro database i contenuti essenziali della pagina, a quali link riportava, e dopo ricominciano da capo. Quindi partendo da alcune pagine, di link in link, attraversano tutte quante le informazioni che sono disponibili tramite un browser web. Ma sono proprio tutte le informazioni che sono disponibili tramite il browser web? No. Perché una vostra esperienza comune, se avete un account su un social network, la prima cosa che fate di solito è fare il login, quindi riempite un form, compilate dei campi inserendo voi dei dati che vengono utilizzati poi dal sito web per mostrarvi il risultato. Quindi l'indirizzo a cui andate è sempre lo stesso, ma in dipendenza da cosa scrivete voi nella form avrete dei risultati diversi. Un motore di ricerca questo non lo fa per voi, quindi banalmente non può indicizzare, non può raccogliere informazioni che sono nascoste dietro per esempio delle form di login, ma anche altri tipi di siti che sono molto dinamici, nel senso che sono generati
in modo fortemente dipendente dalle condizioni in cui voi vi accedete, da quale nazione, con quale browser, e dopo aver visitato quali altri siti, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di combinazioni che possono essere utilizzate per determinare cosa vi viene mostrato. Quindi, poi, in sostanza, a quali informazioni avete accesso arrivando su un sito. Tutte queste non sono praticamente esplorabili da un motore di ricerca. In tutta la roba che non viene indicizzata da un motore di ricerca normalmente è detto web profondo o deep web, e ci sono delle ricerche scientifiche, delle società che lavorano esplorando le informazioni che non sono semplicemente disponibili sul motore di ricerca, quindi vendendo e offrendo servizi relativi a questo. Non è proprio di questo che parliamo del dark web, che oltre a non essere indicizzato dai motori di ricerca, non trovate le informazioni sul dark web cercando in Google, in Yahoo, in Bing, eccetera, eccetera, ma sono stati fatti in modo da non essere raggiungibili direttamente, semplicemente scrivendo l'indirizzo. Quindi sono intenzionalmente non raggiungibili. Si nascondono. Ma cos'è che nascondono? Quello che nascondono innanzitutto è il loro indirizzo IP. Allora, su internet, tutti quanti i computer, tutti i nodi di questa rete, per poter comunicare hai bisogno di un indirizzo IP. L'indirizzo IP è un identificativo, facciamo finta che sia un identificativo unico, che individua un particolare computer in un particolare punto della rete. Cioè, quel computer sarà raggiungibile tramite un particolare percorso. Allora, questo dipende molto dalla vostra esperienza di internet, da quanto tempo ci siete, se avete usato un modem a 56k, se addirittura, fermiamoci, voglio andare troppo in dietro un attimo. Comunque, fondamentalmente l'IP, c'è anche una vaga percezione del fatto che conoscere l'indirizzo IP di qualcuno significa in qualche modo identificarlo. Questo può non essere esattamente vero per il comune cittadino, ma è sicuramente vero per un sacco di soggetti, tra cui le forze dell'ordine, gli ISP, cioè i fornitori di accesso, quella a cui paghiamo l'abbonamento a internet. Ma noi stavamo parlando del dark web, cioè dei siti che si nascondono. Perché un sito può volersi nascondere? Perché può essere soggetto a censura, essenzialmente. La censura può essere di tante nature, può essere una censura fisica diretta, quando individuiamo la server farm, che è nel territorio in cui le forze dell'ordine possono avere giurisdizione, quindi vanno lì, sequestrano il server, lo chiudono e quindi il sito non è più raggiungibile, oppure possono indurre il curatore del sito o l'internet service provider a farlo chiudere, oppure addirittura tramite la rete, anche quando si parla di siti all'estero su cui non si ha giurisdizione, eccetera, si può bloccare l'accesso a dei siti, e questo ve ne ho parlato perché era presente, quello che potete trovare le slide, l'intervento dell'anno scorso sulla censura di internet. In Italia ci sono quasi 7.000 siti oscurati al momento, per varie ragioni. Alcuni polizia postale per materiale pedopornografico, altri, molti, sono per siti scommessi online che non hanno ottenuto l'autorizzazione, non hanno richiesto l'autorizzazione al ministero e così via. Quindi ci sono vari motivi per cui sono censurati, ma non penso che voi già lo sapevate che in Italia abbiamo una censura dei siti, sapevatelo. Allora, abbiamo visto da un lato perché i siti possono voler nascondere i loro indirizzi IP, quindi non essere identificabili, ma perché io come utente posso voler nascondere il mio indirizzo IP? Innanzitutto, anche senza aver paura di censura o di ritorsione, eccetera, molto banalmente, i siti web possono ricostruire il nostro comportamento online, la nostra navigazione. In concreto possono sapere che cosa cerchi, leggi, cosa guardi, per quanto tempo lo guardi, e prima per dove sei passato prima di arrivare lì, e dove andrai, e così via. Tutte queste informazioni sono normalmente disponibili a un sito web quando ci colleghiamo, tra cui c'è anche naturalmente l'indirizzo IP da cui mi sto collegando, e quindi direttamente anche una certa identificazione
Il sito web non può identificarmi, il provider, il mio provider di accesso sì, perché sa che quel contratto ha il nome di chi è e in quel momento chi è l'utenza che sta utilizzando quel particolare indirizzo per accedere all'internet. Ah, c'è anche un altro problema che si chiama filter bubble. Il fatto che il sito in qualche modo pensa di conoscermi significa che mi mostrerà delle informazioni che secondo lui è meglio mostrarmi. Okay? Quindi il fatto di essere identificabile altera la mia esperienza, la mia fruizione delle informazioni online. Indicato, alla fine queste sono tutte quante citazioni di ricerche scientifiche oppure blog, informazioni in generale che possono essere utili per approfondire queste tematiche. Il fatto è che non soltanto il sito a cui mi sto collegando possa avere tutte queste cose, ma tutto un insieme di altri soggetti che si trovano sul percorso tra me e il sito. Allora vediamo un po' di tempo, un normale collegamento ad un sito web. Cosa succede? Io sono lì in alto, collegato con una rete Wi-Fi, e voglio raggiungere il sito lì in fondo, quello di site.com. Allora, vediamo che informazioni si trovano sulla rete quando io mi collego. Allora, innanzitutto, che io mi sto collegando al sito e il nome del sito, quindi sitoporno.com. Dopodiché, qua stiamo facendo l'ipotesi di una connessione in chiaro, tecnica HTTP, quindi senza criptografia, tutte le informazioni che ci scambiamo io e il sito sono leggibili in chiaro da tutto un insieme di soggetti che adesso vi vado a elencare con voi. Per ultimo abbiamo lasciato location, che è quella che viene dedotta dal mio indirizzo IP. Va bene? Tutte queste informazioni sono contenute in tutte le comunicazioni che sto facendo, ok? Da chi sono leggibili? Allora, Wi-Fi. Controllare l'accesso ad una Wi-Fi non è una cosa banale, in passato c'è stato un sacco di problemi, era insicura e così via, ci sono degli attacchi che permettono di leggere il traffico, eccetera, eccetera. Quindi un attaccante che si trova sulla mia stessa rete, Wi-Fi è più evidente, ma anche una rete fisica, è possibile farlo, può, si dice, sniffare, annusare, leggere queste informazioni che vi ho appena indicato. Ok, quindi queste cose le sa anche il cattivo. Mia nonna Borana mi diceva, non sai mai chi te vuole male, quindi chiudi le finestre, è una fissazione sua. Okay. Il primo che ci può voler male è quello. Dopodiché il mio fornitore di accesso ad internet, ISP, Internet Service Provider. Quindi sicuro tutto il personale tecnico, cioè degli amici che fanno questo mestiere, possono vedere il traffico, le connessioni, le comunicazioni. E naturalmente possono condividere queste informazioni con la sezione legale dell'azienda, con le forze dell'ordine e così via. Avete sentito parlare di Snowden, Wikileaks, NSA, cioè tutta una serie di scandali che ci sono stati per delle intercettazioni illegali negli Stati Uniti, le agenzie di sicurezza degli Stati Uniti, e il traffico mondiale. Ora, lo scandalo in America è stato perché intercettavano anche i cittadini americani, cittadini americani. A noi ci ha dato un po' fastidio perché comunque ci intercettavano da anni. E quindi loro possono vedere questo tipo di informazioni. Dopodiché, il service provider del sito a cui ci siamo collegati, stessa situazione, è il gestore del sito e così via. Allora, è una marea di gente che viene a conoscenza di una marea di informazioni che possono essere anche di natura molto personale. Tra i link che vi ho indicato c'è un articolo di, penso, l'anno scorso, che dice so perché sei andato in clinica. Cioè, analizzando semplicemente il modo, i siti, la sequenza di siti che venivano consultati da una persona e gli spostamenti, avevano dedotto che questa persona aveva una particolare malattia e infatti era andato in quella clinica perché anche tra l'altro quella clinica era specializzata in un sottinsieme di malattie, insomma, incrociando dei dati che di per sé sembravano relativamente innocui, hanno potuto sapere che questa persona era malata di una particolare malattia, un particolare periodo, quella persona specifica. Allora, questo oltre a dare fastidio dal punto di vista della privacy, ha anche delle conseguenze molto pratiche in termini di assicurazioni, di assunzioni, e, insomma, questo tipo di informazioni è il caso di tutelarle. Allora, non vi sembra strano che in realtà state dando tutte queste informazioni normalmente? Beh, sì, infatti una pezza c'è stata messa
protocollo HTTPS, S sta per sicuro, consente di cifrare le comunicazioni tra mittente e destinatario. Quindi significa che tra me, che sono alla tastiera, e il sito, alla fine, la gente in mezzo non può leggere i dati, il contenuto della comunicazione. Ok? Come si usa? Vabbè, banale, basta mettere HTTPS o assicurarsi che ci sia nell'indirizzo del browser. E all'inizio ci sarà una cosa che noi non ce ne accorgiamo, avviene uno scambio, una verifica di documenti, mettiamola così, una verifica di certificati che è basata su tecniche crittografiche, che alla fine consentiranno al browser di dire: ah, veramente google.com, il tizio con cui sto parlando è veramente chi dice di essere google.com, diventa verde il lucchetto e siamo tranquilli. Oppure ci avvisa, dice: attenzione, è successo qualcosa di strano, non mi trovo quei punti, il documento che mi hanno dato per una serie di motivi che volendo mi dettaglia, dice, non mi convince, mi dice: fossi in te io leverei mano, non andrei oltre. Quindi sa voi, se la comunicazione che state per fare non ha una grande importanza di riservatezza, che dovete andare avanti, certo, se il sito della banca non è saggio continuare. Allora, vediamo che cosa succede quando usiamo HTTPS. Non so se si può leggere, però ve lo interpreto. Allora, con HTTPS abbiamo detto che la comunicazione è cifrata tra il mittente e l'ultimo destinatario. Allora, anche il primo attaccante che è lì presente non può leggere il contenuto, e così anche tutti quanti gli altri possono trovarsi nel mezzo, tranne poi alla fine il destinatario. Abbiamo detto il destinatario deve essere in grado di capire che cosa gli sto dicendo, e quindi gli unici che possono avere accesso a tutte le informazioni siano il mittente e il destinatario. Ok, questa è un po' una situazione ideale. In realtà ci sono dei problemi anche in questo meccanismo, non scendo nei dettagli. Comunque vi ho lasciato dei riferimenti a varie magagne che sono successe, e alcune includono la leggerezza dell'utente ad andare oltre, fammelo vedere lo stesso, sono d'accordo, non vuoi conservare, eccezione di sicurezza, ma sei sicuro? Sei consapevole dei rischi? Sì? Allora è colpa nostra. Però, vedete, questo non risolve il nostro problema della riservatezza, perché abbiamo detto che il contenuto della conversazione non è leggibile, ma l'esistenza della conversazione e i metadati, cioè le informazioni associate a questa conversazione, non li abbiamo eliminati, perché già dal primo, il primo vede che io, location, perché dall'indirizzo IP mi conosce, sto andando proprio sul sito porno.com, quindi già il primo che mi ha sgamato. E lo stesso possono vedere tutti quanti gli altri, cioè l'esistenza della conversazione, tra l'altro che sta succedendo proprio adesso, lo sanno, i metadati non sono difesi da HTTPS. Questi sono tutti quelli che hanno delle informazioni che io non sono sicuro di volergli lasciare ogni volta. Quindi quello che faremo sarà utilizzare gli strumenti che fondamentalmente funzionano, l'ho semplificato molto nell'assimilarli tutti a questo tipo di meccanismo. Cioè, per andare da me a sito destinazione, io passerò per dei nodi intermedi in un modo che il collegamento tra quello che sto facendo io e quello che succede verso il sito non sarà più facilmente deducibile, e quindi chi si trova ad ascoltare, a spiare, non potrà legare la mia attività a quello che sta succedendo sul sito, e quindi alla fine non potrà sapere che io sto andando a vedere proprio quella pagina, sto andando a vedere proprio quel dettaglio, quella risorsa, proprio in quel momento, proprio io. Ok? Allora, il primo esempio, Tor, di Onion Router. Onion sta per cipolla in inglese e fa riferimento alla tecnica di crittografia a strati, le informazioni vengono avvolte in involucri che li nascondono alle persone che le portano. Comunque non voglio andare più con foto, poi volendo ne possiamo parlare se volete informazioni più dettagliate. La cosa strana è che è stato fondato da un ente governativo che lavora per la Marina americana e per la difesa in generale. È stato fondato ed è finanziato, è attualmente finanziato ancora. Quindi sembra un po' strano, diciamo, ma come? Suona strano. In realtà, essendo un software open source,
questa è la forza del modello open source anche in questo caso. Non importa chi paga, mi fa piacere che qualcun altro, poi potrebbe anche non starmi troppo simpatico, paga per qualcosa che invece mi serve molto. L'importante è che quello che fa questo software sia pubblicamente evidente, che qualcuno, se è esperto o chiede ad esperti indipendenti, può valutare il funzionamento reale di quel software ed evitare che ci siano delle cosiddette backdoor, cioè delle scappatoie, dei trucchi che di fatto gli fanno fare cose che io non vorrei. Allora, vediamo come funziona grandissimo. Allora, pensate nella comunicazione tra l'utente Alice e il server B Bob. Abbiamo detto che quello che succederà, ve lo anticipo, sarà invece di andare direttamente da Alice a Bob, succederà che creeremo una conversazione criptata, cifrata, quindi illeggibile a quelli che non partecipano alla conversazione, passo passo, in vari salti. Allora, il primo passo è innanzitutto Alice deve ottenere la lista dei nodi, cioè la lista degli indirizzi di base IP e poche altre informazioni, quindi dei nodi che parteciperanno a questo giochetto, ok? Per Tor c'è una lista pubblica e quello che fa l'applicazione è andare a consultare una versione recente della lista per sapere quanti sono e quali sono i nodi intermedi che può usare. Dopodiché ne sceglie tre a caso e crea un cosiddetto circuito, ok? Un circuito è fatto in questo modo. Le conversazioni sono cifrate a coppia, ok? Ed ora non vi dico i dettagli, ma sono fatti in modo che ciascun nodo sa soltanto chi è che gli sta mandando dei pacchetti, le informazioni sono divise in pacchetti, okay? Chi è che gli sta mandando dei pacchetti e a chi li deve mandare? Non sa nient'altro, non sa da dove vengono. Questa è la differenza fondamentale, perché normalmente in internet, senza tutto questo maradame, ogni pacchetto di informazione ha due indirizzi IP, l'indirizzo mittente e l'indirizzo destinatario, che non cambiano mai per tutto il percorso, viene passato da nodo a nodo anche in quel caso, ma questi indirizzi non cambiano mai. Quindi chiunque abbia mai visto in mezzo può sapere chi è che ha spedito il pacchetto e a chi altro l'ha spedito, oltre a fare altre informazioni all'interno del segnale accesso. Ok? Quindi questa è la cosa particolare. In questo caso ogni nodo sa soltanto chi ti ha mandato il pacchetto e a chi lo deve reinviare, ma non sa da dove è partito e non sa dove finirà. È chiaro questo passaggio? Allora, in questo modo qui si capisce perché bastano soltanto tre nodi, perché vedete, il primo sa soltanto che lo sta mandando a Alice, lo sa, me l'ha mandato, è vero, ok. Poi, il primo nodo parla col secondo, quindi il primo nodo che cosa sa? Sa che Alice sta parlando con lui per fargli mandare delle informazioni ad un altro nodo della rete Tor, un particolare nodo della rete Tor. Ma questa è la rete Tor, non sono siti web, è soltanto un insieme di nodi che fanno questo giochetto di passarsi delle informazioni per altre persone. Il secondo nodo è quello che sa meno di tutti, sa che da dentro la rete Tor gli è arrivato un pacchetto che deve andare ad un altro nodo della rete Tor. Non sa io chi sono, non sa dove quale sito sto guardando. L'ultimo nodo, questo sa un po' troppo, sa che gli è arrivato un pacchetto da dentro la rete Tor, sa che lo deve estrarre e mandarlo sulla rete normale a quel particolare server. Quindi l'ultimo nodo sa che qualcuno sta comunicando con quel particolare sito, .it, però non sa chi l'ha mandato. Quindi in questo gioco delle tre carte si è risolto il problema, perché per ogni comunicazione il giochetto sotto crea nuovi circuiti, quindi non ci sarà modo di associare il comportamento di un particolare utente con un particolare sito e così via. Queste sono delle slide della Electronic Frontier Foundation, EFF. Vabbè, ci sono anche questi riferimenti. Vabbè, quindi avete capito in soldoni come funziona Tor e perché garantisce l'anonimato nell'accedere al sito web. Quindi, riprendendo il disegno di prima, chi può vedere cosa? Allora, già il primo, lei che è il cattivone, già può soltanto vedere che io sto accedendo alla rete Tor e basta, non sa nient'altro. L'ISP, Telecom Transfer Resino, può vedere soltanto che l'utente,
lui conosce, c'ha il contratto, all'orario tot si è collegata alla rete Tor e non sa nient'altro. È la stessa cosa che sa anche l'MSI che sta attaccata vicino all'ASP, cioè l'ASP è il primo nodo Tor. Il primo nodo Tor che sono io che sto accedendo alla rete Tor, ma poi non sa nient'altro. Questo non sa proprio niente sui fatti suoi. L'ultimo sa che qualcuno da dentro la rete Tor sta accedendo al sito.com e questo lo sanno anche l'NSA che lo sta ascoltando da qua sopra. E allora attenzione, vedete, questo è uno degli attacchi che è possibile fare alla rete Tor, cioè se è in grado di osservare all'ingresso e all'uscita può fare quello che si chiama di correlation attack. Comunque, in sostanza, in questo modo, vedete, io ho tolto un sacco di informazioni in giro. L'ultimo, che sa un po' troppo, che se ho usato soltanto HTTP, può leggere anche i miei dati, le mie informazioni. E tra l'altro, vabbè, ci sono degli attacchi che sono stati progettati per lavorare sugli ultimi relay, gli ultimi nodi di una catena di nodi. Allora, cosa facciamo? Siamo Tor e HTTPS, attenzione. In modo così, anche questo qua, l'unica cosa che dire, questo a differenza di tutti quanti gli altri saprà che si sta andando al sito site.com perché è lui che deve mandare le informazioni al sito.com, lo deve sapere per forza. Però vedete, sa soltanto che vengono da Tor e non può sapere nient'altro. Siamo quasi arrivati e puff, questo è Dark Web. Allora, pensate, vi ho descritto come io arrivo alla rete Tor e divento a un certo punto anonimo una volta che sono entrato nella rete Tor. E se dall'altro lato un server che offre, che pubblica un sito web fa lo stesso e si collega alla rete Tor e quindi diventa anonimo il collegamento tra il server e la rete Tor, allora ho fatto un'enorme semplificazione di come funziona come funzionano gli hidden services, cioè i servizi nascosti. Ma il nocciolo dell'idea è questo, che sono collegati tutti e due alla rete Tor e l'utente Alice non si collega al server Bob, non conosce il server Bob, avrà un codice, una URL che rappresenta in realtà il punto in cui si incontreranno all'interno della rete Tor. Ok? Bob, quando si collega alla rete Tor, pubblica il fatto che lui vuole ricevere le chiamate che vengono fatte, diciamo, a questo indirizzo, il suo indirizzo Tor. È un indirizzo che ha senso soltanto all'interno della rete Tor. Allora, i due sposini si incontrano qua nel boschetto al buio. Possono vedere che qualcuno è entrato nel boschetto di qua, possono vedere qualcuno è entrato nel bosco dall'altro lato, ma non sa chi si è incontrato con chi. Anche perché un sacco di gente entra e esce da questo posto, proprio una marea, continuamente. Ok? Quindi questo è come funziona nella realtà il dark web. Dark web sono dei servizi che sono resi disponibili non direttamente su internet, ma attraverso un sistema di tutela della privacy come Tor. E il meccanismo è simile, ne vedremo altri due. Giusto per dire, come si fa a usare tutta questa cosa pubblicata? È banale, non me li leggo manco. Sono quattro passi che dovete già con il browser pronto per navigare nel dark web. Ok? Vi lascio dentro la slide, non c'è bisogno di commentarli. Un'ultima cosa, come è fatto l'indirizzo di Unit in Service? Allora è fatto in quel modo, vedete, c'è una URL, c'è un indirizzo web, e fatto in quel modo, c'è la prima parte che sono tutte lettere e numeri che non hanno neanche significato. E poi c'è quello che chiamano pseudodominio.onion. Non vi sto a spiegare come funziona il domain services, service, cioè il sistema con cui un indirizzo che ha senso per un umano viene trasformato in un indirizzo IP. Poi un indirizzo che ha più o meno senso per un umano viene trasformato in un indirizzo di un nodo Tor. Ok? La cosa interessante è che questo qua se lo mette nel browser normalmente dice che non è raggiungibile perché non esiste nessun dominio.onion da raggiungere. Se invece siete collegati a Tor con la slide precedente e mettete questo indirizzo, vi collegherà l'hidden service che ha quello come identificativo. Per trovarlo,
questo c'è, è in chiaro. Quindi se volete avere un'idea di che cosa si trova sul lead, anzi sul dark web in generale, ma in particolare su quella là di Tor, su lead in sé, potete dare un'occhiata. Poi c'è anche la versione non censurata su Tor. Un altro strumento molto simile a Tor è I2P, Invisible Internet Project, ICP e così via. È molto simile, il meccanismo e il ragionamento è sempre lo stesso, c'è crittografia tra nodo e nodo e i nodi, una volta fatto un primo salto, non sanno più chi è che aveva mandato inizialmente il messaggio e chi è che lo dovrà ricevere alla fine, sanno soltanto come se lo devono passare, finché l'ultimo saprà come usarlo. E un'altra differenza è che questa è stata pensata per fare direttamente dark web, che non è pensata per accedere in maniera anonima a dei siti di internet in chiaro, normale come Tor, e poi Tor può essere usata anche per creare dark web, ma questa è stata fatta direttamente per creare questa rete anonima costruita sopra internet. Quindi abbiamo internet che funziona e noi sopra internet facciamo funzionare un'altra rete anonima in cui abbiamo varie applicazioni, non soltanto il web, anche file sharing, email anonime, chat anonima, e è possibile creare programmi di file sharing anonimi e così via. È tutto quanto pronto, precotto, è semplice realizzarlo, ci sono delle librerie che fanno accedere a questi servizi in maniera molto semplice. Per quanto lo usate io, quindi qualche mese, non è tantissimo che gioco con queste cose, è molto molto più lenta di Tor. Tor è stato pensato per essere molto veloce nonostante tutto il percorso che viene fatto. Questa I2P diciamo, è più concentrata sull'insieme di servizi anonimi, sulle prestazioni un po' meno. Lo dovete sapere che ci vorrà un po' di tempo per caricare dei siti. Avete un po' l'esperienza, per chi se la ricorda, del 56K, che la qualità e l'estetica dei siti è abbastanza simile, cioè si torna indietro di 10 anni, è molto testo, pochissime immagini, tutte tabellone e così via, c'è molto contenuto. E la sua estetica, l'estetica lascia molto a desiderare. Un'altra differenza, ha un sistema per utilizzare dei nomi simbolici, quindi a differenza di Tor, in cui avremo quei nomi, i servizi di Denseps, che è praticamente un codice, punto .onion, qui è possibile usare sito porn.i2b, quindi come un normale sito web. E la terminologia è un po' diversa, quelle che si chiamavano hidden service in Tor, qua si chiamano IP site, invece di website, IP, perché IP suona come II, IGT, cioè il nome dello strumento. E questo qua è come viene descritto il funzionamento della rete I2P. Lo dico molto in breve, la grossa differenza rispetto a Tor è che tutti i partecipanti della rete sono sempre anche degli intermediari, cioè non soltanto generano e ricevono traffico destinato a loro, generato da loro, ma si passano continuamente anche roba di altri, per mischiare un po' le carte. Okay? Ci sono altre complicazioni del tipo, abbiamo visto il circuito che veniva creato in Tor, qui i circuiti sono monodirezionali. Quindi per far uscire delle informazioni creerò un circuito, per riceverle creerò tutt'altro circuito. Quindi è ancora più incasinato, ancora più complicato il fatto. E ci sono molteplici giri e passaggi prima di andare da un mittente ad un destinatario. Quindi questa dal punto di vista strutturale è ancora più tosta da scardinare rispetto a Tor. Anche qui è banale l'installazione, ve la lascio così potete provare. Quindi proprio in quattro passi in più, l'unica differenza, nel vostro browser dovete configurare il proxy, così si chiama. Server proxy significa che invece di mandare la comunicazione in chiaro direttamente sulla rete, deve mandarla come se il web server fosse il locale sulla macchina. Il web server, il locale, è I2P. C'è l'applicazione che si occupa di fare tutti quanti i collegamenti, mix, max, eccetera, eccetera. Ok? Quindi semplicemente è poco più complicato di Tor nell'uso.
questo fatto all'inizio, e questo qua è quello che vi ritrovate dalla prima iscrizione, preso soltanto la pagina. Ci sono, mentre con Tor voi state navigando in internet in maniera anonima, uscendo da qualche posto del mondo che sarebbe l'ultimo nodo della rete Tor che avete attraversato, e se volete andare nel dark web dovete andare a mettere un indirizzo di tipo .onion e dovete andare a uno degli indirizzi che vi ho indicato per avere una lista di hidden services. Mentre con i 2P, voi appena aperto state già dentro i 2P, tanto non potete andare da nessun'altra parte, e avete già dei link a dei servizi che sono offerti tramite i 2P. Questi sono già tutti quanti anonimi, sono dei wiki, dei forum, chat, eccetera, eccetera. Come ho anticipato, qua l'unica cosa strana è questo I2P, che naturalmente su internet, in chiaro, internet, non ha senso. E c'è quest'altra differenza, volete il nome di dominio pippopluto.i2p, se non se ne è preso ancora nessuno, lo potete associare al vostro blog personale. Ah, un'altra cosa che ho detto, non che non ho detto, con i2p appena aperto voi avete già un vostro web server, ok? Quindi avete già pronto il vostro sito web, il vostro blog, il vostro forum, senso, lo dovete creare, però il servizio c'è già, ok? Quindi avete, siete voi creatori di dark web in quel momento, ok? E per essere raggiungibili dagli altri ci sono degli indirizzi, gli indirizzi sono degli indici che vengono utilizzati per accedere direttamente ad un particolare nodo, oppure potete utilizzare il servizio di nomi simbolici e quindi associare al vostro codice del vostro nodo e quindi del vostro sito web, nel dark web, ad un nome simbolico e facilmente ricordabile e comunicabile. L'ultimo di questi strumenti è The Freenet Project. Questo si distacca un po' dagli altri, perché proprio come filosofia di funzionamento è abbastanza diverso. Il modo che mi sembra più semplice da descrivere è che fondamentalmente è un enorme disco, spazio fisico condiviso, okay? Quindi è un disco, adesso si usa il termine cloud, quando è inventato sta roba non c'era, come se mettiamo dei file dentro la cloud, poi quando li rivogliamo ci restituisce la cloud, non sappiamo che fine hanno fatto, poi è fatta apposta per non farci sapere e non far sapere a nessuno che fine hanno fatto. Quindi, innanzitutto, non è pensato direttamente per fare la navigazione web, no? Però nelle pagine HTML, un sito web statico, alla fine, è un insieme di file, e quindi può essere utilizzato, viene utilizzato Freenet, per navigare nel dark web, inteso come questi tipi di file che sono raggiungibili in questo sistema. Ci sono altre... qui si parla di free site, che diciamo... è più o meno l'equivalente del hidden service di Tor e dell'heap site di I2P, ok? È sempre dark web, cioè un sito web che raggiunge soltanto tramite uno di questi strumenti. Un'altra differenza forte, bisogna riservare dello spazio per poter usare Freenet, ok? Proprio perché funziona tramite uno scambio di file. La Freenet è una rete peer-to-peer, in realtà pure gli altri due sono una rete peer-to-peer, ma Freenet in particolare è molto più simile a quella a cui siamo abituati nello scambio di file. Voi sapete che avete uno spazio su disco in cui salvate, per esempio, porzioni di file a mano che li scaricate, e in client tipo BitTorrent e anche altri, mentre scaricate porzioni di file state anche condividendo parte del file che avete già scaricato. È così che funzionano buona parte delle reti peer-to-peer. E Freenet è molto simile, anche in Freenet voi per accedere a qualcosa la state scaricando ma la state anche condividendo ad altri, ed è fatto in modo che in realtà né voi né nessun altro possa sapere sopra la vostra macchina, nel vostro disco, quali file di chi sono conservati. Quando voi chiedete un file a Freenet, Freenet dice ok, aspetta, mo vedo, magari ce l'ha là. Vedi un pochettino e dice, ah, sai, eccolo qua. Però quando dice eccolo qua, non si sa se l'ha preso da locale oppure se ha fatto la richiesta a qualcuno che gliel'ha dato, lui si è salvato il locale e poi ha detto eccolo qua.
Questa è parte integrante del funzionamento di Flink, il fatto di nascondere da dove vengono i file. Vedete, una volta che un file è stato messo dentro Flink, se ne perde la paternità, non si sa chi ce l'ha messo, e quando viene preso non si sa da chi lo si è preso. Allora, se abbiamo un po' di tempo, questo la sappiamo, in realtà tutti quanti i file sono rappresentati da un codice, è una chiave. L'algoritmo per costruirle varia a seconda del tipo di chiave, del tipo di documento che si vuole condividere su Flink. Ma quello che succede, vediamo se riesco a darvelo brevemente l'idea. Allora, voglio sapere se c'è un documento di cui ho quella stringa che lo identifica la chiave. Quindi chiedo a Flink di prelevarmi questo documento. Allora, che cosa succede? Io sono il nodo A. Mettiamo che noi siamo onniscienti, sappiamo che questo documento è conservato una copia nel nodo D. La sequenza di comunicazioni che avviene è: allora A c'ha tra i suoi amichetti, c'ha una lista di amichetti, il nodo B, che secondo l'algoritmo di Flink è quello che più probabilmente potrebbe avere questa risorsa, e quindi lo chiede a B. B controlla, non ce l'ha. Allora vede tra i suoi amichetti chi è che più probabilmente potrebbe averlo e lo chiede a C. C non ce l'ha, non c'ha nessun amico, C cosa ce l'ha? Risponde a B, B non ce l'ha. Allora B ha visto, C non ce l'ha, chi altro lo potrebbe avere? E secondo B. Allora lo chiede a E. Stesso discorso, E non ce l'ha, chiede per primo a F, F non ce l'ha, chiede per primo a B. B fa, no, cioè, questo l'avevo chiesto già prima io. Attenzione, abbiamo fatto un ciclo chiuso, ok? Qua c'è un ciclo chiuso, torna indietro. Allora F dice, ah, vabbè, cioè, qua ciclo chiuso, e lo dice E. E dice, ah, qua è ciclo chiuso, ok, chi mi rimane? D. D dice, ah, ok, eccolo qua. Ah, E lo prende, ah, questo è, ok, se lo salva, e lo passa a B. B dice, ah, ok, se lo salva, e lo passa ad A. Allora, A non lo sa, sta saltando lei, ma ha chiesto a B e B alla fine gli ha dato, ok? B sa che alla fine gli è arrivata la E, non lo sa da chi è arrivata la E, va bene? E quindi in questo modo si è mantenuta un po' della incertezza su dove è salvato il file. La cosa interessante è che dopo una sola richiesta, adesso ci sono tre copie, non più una, e queste copie vanno da dove c'era la copia più vicina che si era raggiunta con questo algoritmo fino a chi l'aveva richiesta. Pensate se adesso C la chiede. C la chiede a B e B già ce l'ha. E adesso ce l'ha pure C. Se C si fa un amico, G lì dietro, e quell'amico G la chiede, gliela può dare direttamente. Cosa succede con questo algoritmo di copia? Succede che ci sono tante più copie quanto più viene richiesto un file. E guarda, manca a farlo apposta, per come è fatto questo sistema di lasciare le copie, sono più fitte dove più è richiesto. E comunque non esiste il proprietario del file, ci sono soltanto delle copie temporanee. C'è pure un'ultima conseguenza, che lo spazio a disposizione è limitato in totale. Se io metto, se si è riempito e ne metto uno nuovo, qualcosa di vecchio viene cancellato. Visto che ci sono tante copie, ci sarà spesso almeno una copia di qualche vecchio contenuto, fino a che quando cade quell'ultimo nodo oppure lo cancella l'ultima copia, un contenuto cade fuori da Flink. Non c'è modo di censurare i contenuti che si trovano su Flink, perché non so chi ci mette, non so dove stanno, e per il solo fatto di averlo chiesto io ne ho creato tot copie che me lo vengono a portare. Quindi, questo è per il design, la progettazione. Vabbè, vi ho detto in sostanza tutto. Per l'installazione anche qui ci sono pochi passi. Vi chiudo con un paio di citazioni. Questa è la citazione più pesante. Una volta che un governo asseconda il principio di mettere a tacere la voce dell'opposizione, ha una sola via da percorrere, ed è quella che porta all'adozione di misure progressivamente più repressive finché diventa una fonte di terrore per tutti i suoi cittadini e crea un paese dove ognuno vive nella paura. Questo non l'ha detto un terrorista, né un paladino
dei diritti civili, ma il presidente Truman, nel 1950, parlando al congresso, molto più stimato, censura di dire a un uomo che non gli è permesso mangiare una bisticca perché un bambino non può masticarla. Marco III. Per quanto riguarda la privacy, riguardo social network, Google, Google Mail e cose simili, se non stai pagando per qualcosa, tu non sei il cliente, tu sei il prodotto che viene venduto. E questo è un motto di chi ha curato la privacy. Io non ho nulla da nascondere, ma che hai tu da guardare? Grazie.